Buongiorno ragazzi e buon 9 dicembre, perché oggi è il 9 dicembre e io stamattina vi do il buongiorno così. Ieri sera, dopo aver fatto i dolcetti, i biscotti, sicuramente il vlog l'avrete già visto, ha iniziato a farmi male l'unghia di questo dito, o meglio mi pulsava, lo sentivo proprio picchiare. E cos'è successo? Perché la settimana scorsa, nel weekend scorso a lavoro, mentre stavo piegando tutti gli scatoloni dove erano inseriti gli addobbi di Natale, che erano molto grandi, questi scatoloni erano proprio rigidi, quindi non riuscivo a chiuderli e piegarli bene per poi andare a buttarli nel cartone, a forza di insistere, praticamente ho preso a parte una botta pazzesca all'unghia. Alla fine si è scaricata subito la batteria, ho perso il filo del discorso, nel frattempo sono anche mezza truccata perché ho dovuto mostrarvi nelle stories su Instagram i nuovi prodotti di Banana Beauty con una promo super interessante, quindi mi sono truccata, manca ancora la base che devo fare, anche se in realtà non faccio niente di particolare, metto soltanto un po' di correttore, tipo anche qui perché mi è spuntato un piccolo brufoletto, poi metto un po' di blush e leggermente un po' di bronzer. Comunque mi stavo parlando del dito, non mi ricordo neanche dove ero arrivata. Praticamente ho preso questa botta, mi si è leggermente sollevato il gel ma non è venuto via del tutto e mi ha strappato, cioè si è portato via un po' anche della mia unghia, non tutta ma soltanto la parte centrale, un pezzettino, quindi non è che non ho più l'unghia, però non riuscendo a togliere il gel secondo me è rimasto sotto, si è fatta una piccola infezione diciamo, e quindi non riesco, cioè non so come curare la ferita, anche perché non riesco a limare perché mi fa malissimo semplicemente sfiorando così. Adesso no, perché ho appunto avvolto il dito, però al dito naturale facendo questo movimento, comunque sfiorando contro qualsiasi cosa, vedevo le stelle, mi faceva davvero male. E speriamo insomma che nel giro di qualche giorno vada a migliorare, anche perché so che l'ideale sarebbe togliere il gel e far respirare meglio l'unghia e farla guarire senza nulla sopra, però io non riesco a limare ragazzi, mi fa davvero malissimo, cioè anche soltanto se provo ad avvicinare la lima vedo le stelle, cioè davvero un dolore mai provato, e faccio il gel da tantissimi anni e non mi era mai capitata una cosa del genere, anche perché mi ha preso un po' anche il dito, perché si è gonfiato intorno all'unghia e anche la parte qua fino a dove ho fasciato praticamente mi fa male, si è appunto gonfiato, quindi speriamo bene. Stamattina ho anche mangiato uno di questi biscotti al cioccolato che ho preparato ieri, Ste ne ha presi un paio da mangiare a lavoro, perché lui la colazione in realtà non la fa qui a casa, si fa un caffè, poi appena arriva in ufficio si mangia due biscotti, una brioche, insomma quello che capita. Stamattina ha preso due di questi biscotti, mi ha mandato un messaggio e mi ha scritto: ho mangiato i due biscotti e mi sembra di aver mangiato un pacchetto di caramelle intero, proprio perché sono dolcissimi, ve l'ho detto. Mi mangi uno e sei a posto, proprio perché c'è dentro un sacco di zucchero, c'è dentro appunto il caramello che è super super zuccherato, poi cos'è che c'è dentro? C'è la cioccolata, quindi via le calorie. Diciamo che come consistenza e anche come aspetto assomigliano tanto ai classici biscotti tipo i cookies americani, no? Quelli con le gocce di cioccolato, ci assomigliano davvero davvero tanto. Oggi tra l'altro devo andare anche a lavoro, quindi mi sa che questo vlog sarà diviso nella giornata di oggi e nella giornata di domani. Anche domani lavoro, però faccio la mattina, quindi poi dopo pranzo sono a casa e riesco a registrare qualcosina in più, quindi penso proprio che anche questo vlog lo dividerò in due giorni. Tra l'altro alla fine, come vedete, la TV è ancora lì, non l'abbiamo ancora messa, e io contro la parete qui dove appunto verrà messa poi quella televisione lì non ho ancora addobbato per il Natale, l'ultima cosa che manca, l'ultimissima, ma non ho ancora addobbato perché lo volevo fare oggi, poi mi sono svegliata con questo male atroce al dito e mi è passata un po' la voglia. Non riesco a fare granché proprio perché mi fa male, vedete come tendo a tenerlo, comunque non riesco neanche a tirare la mano, proprio aprirla bene,
Quindi ho detto le faccio passare magari qualche giorno, oppure domani pomeriggio la situazione spero sia già un pochettino migliorata, e quindi magari domani vado a fare questa cosa, anche perché mio papà non può venire, abitiamo in un altro comune e non ci si può spostare dal proprio comune. Io so che in realtà ci sono tante persone che non rispettano questa regola, anche perché sto vedendo tipo anche qui su YouTube che ci sono persone che escono e vanno o anche su Instagram e vanno nei negozi a prendere le cose di Natale o comunque a fare shopping in centri commerciali, comunque in negozi che non si trovano dove effettivamente abitano. Quindi mi chiedo, ma sono soltanto io l'unica che si fa problema a uscire dal proprio comune? Io esco dal mio comune soltanto per andare a lavoro, andare dal dentista e quando sono andata dal veterinario per portare Gioia. Poi non mi muovo per nessun altro motivo. Vabbè, per questo motivo comunque mio papà non viene, perché lui ha detto assolutamente non, cioè vuole rispettare le regole, quindi finché, giustamente, finché non tolgono insomma questo divieto, lui non si fida, non si vuole spostare e quindi non è potuto venire fino adesso. È uscito comunque appunto il nuovo decreto dove comunque vieta ancora questa cosa, tra l'altro lo vietano anche addirittura il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, che secondo me è assurdo, perché ad esempio ci sono città molto grandi come Milano, che è davvero immensa, c'è tutto, un sacco di negozi, ristoranti dove ordinare da sport, insomma c'è davvero tantissimo, tantissimo, mentre in paesini piccolini come ad esempio il mio, poi ce ne sono altri che sono ancora più piccoli, però anche il mio non è un paese grandissimo e quindi non è che ci sia tantissimo, tantissime cose da fare, tantissimi negozi, anzi praticamente di negozi interessanti dove normalmente io acquisto, qui non c'è assolutamente niente. Infatti sto continuando a prendere online, acquistare su Amazon, perché non mi posso muovere e quindi niente, la TV in tutto ciò non l'abbiamo ancora messa, l'abbiamo provata, quindi l'abbiamo tolta dallo scatolone, abbiamo verificato che non avesse nessun problema, l'abbiamo accesa, l'abbiamo collegata, funziona tutto perfetto, tra l'altro bellissima, però non l'abbiamo ancora posizionata, quindi insomma speriamo. Ci sono voci di corridoio che dicono che forse dal 13 diventiamo, la Lombardia diventa zona gialla, speriamo, in quel caso almeno ci si può spostare tra comuni, anche se consigliano di evitarlo se non è necessario, però piccoli spostamenti insomma li concedono, quindi speriamo, anche perché comunque io abito distante dai miei davvero di poco, eppure non ci possiamo spostare. A Milano invece ti puoi spostare per chilometri, chilometri, chilometri e chilometri. Questa cosa non la capisco, ma vabbè. Oggi è il 9 e quindi apriamo la casellina numero 9, vediamo se la troviamo. Eccola qua, vieni a vedere Gioia, guarda. Ci sono dei biscottini nuovi. Ne vogliamo mangiare uno per uno? Comunque Mocha adora letteralmente questa cuccetta. La utilizzano un po' tutte e due, però di più Mocha. Vero? Vero che ti piace tanto? Un biscottino per Mocha. No, non lo voglio. Oh sì, ok. E un biscottino per Gioia. Lo vuoi il biscotto? Gioia? No, mi sa che non la voglio, anche perché non sto molto bene con il pancino oggi. Ha preso troppo freddo il giorno che abbiamo messo le lucine, sempre è stata fuori, e secondo me le ha scombussolato un po' il pancino. Fra poco devo partire per andare a lavoro, mi sono accorta di avere i capelli sporchi, però non ho proprio tempo per lavarli. Quindi ricorro allo shampoo secco, ogni tanto lo utilizzo quando magari non ho tempo di, appunto, di lavarli come oggi. In realtà avevo pensato di lavarli stamattina, però mi fa male il dito, quindi ho detto se posso evitare, evito. E quindi utilizzo un po' di shampoo secco, tra l'altro il mio preferito in assoluto è questo della Batiste. Nello specifico adesso in casa ho questo che dà anche un tocco di volume, capelli perfetti in soli 3 minuti ed è vero, l'effetto poi è molto bello, tra l'altro è quasi finito, cioè l'effetto è molto bello, l'effetto poi è di capello apparentemente pulito. Poi stasera o al massimo domani li devo lavare per forza, perché comunque lo shampoo secco è solo un ritocco momentaneo ovviamente. Come
avete visto, i capelli sono già migliorati. Se non l'avete mai provato, questo ve lo consiglio perché è davvero ottimo. Prima di partire vi faccio vedere velocemente cosa ha trovato mia mamma al Lidl. Ovviamente ha pensato subito a me, me li ha presi perché sapete che io amo questo colore. Sono praticamente dei barattoli che probabilmente utilizzerò per contenere qualcosa in dispensa. Tra l'altro li devo ancora lavare perché non ho ancora avuto modo di aprirli, o meglio in realtà li volevo far vedere bene bene, quindi sono ancora confezionati. Ed eccoli qui, guardate quanto sono carini. Questi vengono perfetti o per contenere le cialde della macchina del caffè, oppure per, non so, mi viene in mente la farina, lo zucchero. Io ad esempio zucchero, farina, sale fino e sale grosso li tengo tutti all'interno di barattoli di questo tipo. Questi magari li posso utilizzare per i dolci, magari uno per mettere il lievito eccetera, e magari da questa parte posso mettere i coloranti alimentari e altre cose insomma che mi servono per preparare i dolci. Adesso devo letteralmente fiondarmi a lavoro, quindi vado a cambiare, mi metto le scarpe e parto. Tra l'altro è appena arrivato il corriere, mi ha portato le lenti, ho dovuto ordinare le lenti a contatto su internet. Ormai le prendo su internet perché si risparmia davvero tanto, e mi sono arrivate giusto adesso, appena in tempo, perché stavo proprio per partire. Se riesco ci vediamo stasera, altrimenti domani, però penso di riuscire a filmare qualcosa anche questa sera. Forse è meglio che la prossima volta io non dica nulla, perché ieri sera non ho più continuato il vlog e vi spiego anche perché. Parliamo della mia benedetta unghia. Ieri sono andata a lavoro, avevo tutto il dito appunto fasciato come vi ho fatto vedere ieri mattina. Per voi in realtà sono passati tipo 5 minuti, ma fa niente. Sono arrivata a casa, a parte che sono arrivata a casa tardi perché erano tipo le 9:15 più o meno. Abbiamo preparato da mangiare, abbiamo mangiato, tra l'altro non avevo neanche voglia di preparare la cena perché mi faceva malissimo il dito. Praticamente mi sentivo, la sensazione era tipo quella di un martello che continuamente picchiettava sul mio dito, sulla mia ferita, quindi mi faceva malissimo. E disperata, cosa faccio, cosa non faccio. Alla fine Ste mi ha convinto e ho provato, cioè mi ha detto togli il gel. Alla fine secondo me è quello, e anche secondo me era quello, quindi sia secondo lui che secondo me era anche un po' a causa del gel che c'era sopra, che non faceva respirare la mia unghia. Quindi con tanta buona volontà mi sono messa dopo cena a limare l'unghia. Piano piano, molto delicatamente, ho tolto dopo tipo un'ora e mezza, sì, forse un'ora e mezza, tutto il gel, perché ovviamente poi facevo delle piccole pause per far rilassare un attimo l'unghia, e alla fine sono riuscita ad arrivare quasi alla mia unghia naturale, e nel momento in cui ho raggiunto quasi l'unghia naturale è uscito il pus. Infatti dopo aver tolto lo strato di glitter sotto si vedeva proprio al centro una macchia gialla, infatti era il pus, per questo che mi faceva così male. Si era proprio creata una sorta di infezione, quindi si era fatto il pus tra la mia unghia e il gel, soltanto che il pus è rimasto diciamo soffocato a causa del gel che ovviamente c'era sopra. Quindi piano piano ho limato tutto, ho disinfettato, e la mia unghia fa schifo adesso, perché a parte che è cortissimo, ora ho il cerotto, è cortissima, cioè vedete che neanche da qua si vede nulla, è spezzata fortunatamente in punta, e assolutamente non farò il gel almeno per 2 settimane. Comunque, aperta e chiusa questa mega parentesi lunghissima, perché sto già registrando da 3 minuti, da 4 minuti, parliamo del Natale. Quindi finalmente mi sono decisa e oggi vado a decorare questo mobile che ho proprio qui davanti a me, dove c'è la TV, anche se la televisione è ancora qui alle mie spalle, però probabilmente da domenica quasi ufficiale diventiamo zona gialla, e quindi finalmente mio papà tornerà, cioè potrà venire, e quindi metterà la TV. Non vedo l'ora. Primo step: togliere
tutto, tutto, tutto quello che c'è qui sopra, anche perché certe cose le ho appoggiate momentaneamente, invece alla fine sono qua tipo da una settimana, come ad esempio questa pianta, come ad esempio questi vasi azzurri, come ad esempio la piantina, perché poi al posto della piantina abbiamo messo la telecamera furbo, quella che controlla insomma le cagnoline. Però adesso vado a togliere tutto, così finalmente anche qua ci saranno le decorazioni di Natale. Qui ci sono un po' di decorazioni, a parte questo che è il peluche delle cagnoline, non so cosa ci faccia qui. Allora, se non ricordo male, esatto, qui sotto ci sono le palline che avevo preso sempre da Maison du Monde da utilizzare appunto per addobbare questo alberello. Quindi sicuramente anche quest'anno vado a mettere queste azzurre, guardate quanto sono belle, è un azzurro, un colore carta da zucchero bellissimo, tra l'altro è molto simile al colore del mio maglioncino. Adesso non sta più mettendo a fuoco, ok, eccolo qui. Poi questa rosa, no, non penso che l'andrò a mettere. Poi metto questa, guardate che carina, anche questa è di Maison du Monde, sono tutte 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 di Maison du Monde. Poi metto questa, quest'altra renna bellissima, sempre con un tocco di azzurro e i campanellini. Poi c'è questa, sempre sull'azzurro, guardate che bella, sono bellissime, una più bella dell'altra secondo me. Un'altra renna in legno, poi la luna sempre sull'azzurro, che noto però che qua si è ha cambiato colore, peccato. Ho finalmente ottenuto l'effetto che mi piace. Cosa ho messo? Allora, qui l'angolino, questo praticamente è rimasto tale quale di natalizio, non c'è praticamente nulla, però la lampada qua ci piace, anche perché la sera quando l'accendiamo crea una bella atmosfera. Alexa viene comodissima qui, perché prende più o meno tutta la casa, comunque zona cucina e soppalco. Poi ovviamente la new entry. Poi ho lasciato questo profumatore per ambienti, che comunque ha dei dettagli in legno, quindi riprende un po' qui, riprende il top e poi insomma mi piace. Poi sotto la TV ho messo la ghirlanda che mi è praticamente avanzata. Comunque ghirlanda che ho leggermente addobbato mettendo qualche pallina piccolina bianca, ho messo questo alberello in legno, ho messo le lucine con le piume come sul mobile, sul soppalco, e queste stelline che altro non sono che delle decorazioni per, cioè dei tag per fare i pacchettini a regalo, però le ho riciclate in questo modo. Poi qui ho messo questo pupazzetto di Maison du Monde, questo orsetto, guardate quanto è carino, e poi qui l'albero sui toni dell'azzurro, mi piace tanto 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 come è uscito. Forse adesso, dico forse ma penso di sì, ho completato gli addobbi di Natale, anche perché comunque oggi è il 10 dicembre, quindi fra poco, ormai manca sempre meno Natale, tra l'altro fra poco da noi questa domenica sarà Santa Lucia. Devo pensare a cosa prendere a ste, perché tutti gli anni ci facciamo un pensierino, un regalino in onore appunto della Santa Lucia, ma quest'anno ancora non ho preso nulla, quindi devo sbrigarmi perché non manca tantissimo.
Abbiamo finito di cenare con la pancia bella bella piena, adesso vado a struccarmi, faccio una velocissima skin care. Non sono in bagno perché c'è Ste che si sta facendo una doccia, quindi mi sono messa comoda qui sul tavolo, ho lo specchio, iniziamo a struccarci. Per struccarmi io mi trovo benissimo, ma ve ne ho già parlato diverse volte, con questa acqua micellare della Garnier, questa con il tappo rosa, indicata per chi ha la pelle sensibile. Io in realtà non ho una pelle sensibile, però quando mi strucco gli occhi questa zona del contorno occhi mi si arrossa sempre, infatti dopo ve ne accorgerete. Mi piace proprio perché strucca bene, non brucia sugli occhi, non mi ha mai dato nessun problema, rimuove qualsiasi cosa. Quindi compro e ricompro sempre questa. Mi sono anche spuntati due brufoletti, uno qui che è piccolino e poi questo che è quasi pronto, quasi, quindi per oggi resta ancora lì. Comunque non so voi, ma questa è una delle sensazioni più belle, quando arriva sera e vado a struccarmi per poi mettermi il pigiama. Adoro, adoro proprio questo momento. Ok, sono struccata. Adesso vado a mettere il tonico, che però ho dimenticato, non l'ho preparato, vado a recuperarlo. Come tonico sto utilizzando lui, l'ho iniziato da poco, da 3-4 giorni, perché l'altro l'avevo finito. Questo di Pixi alla vitamina C, mi sta piacendo tanto, è un tonico illuminante e mi sta piacendo. Poi diciamo che in realtà tutti i tonici di Pixi mi sono sempre piaciuti, davvero tutti ottimi. Tra l'altro ho anche un profumo di proprio di vitamina, di agrumi, davvero molto buono e piacevole da sentire. Ok, fatto anche questo, passo alla crema idratante. Stasera proprio super veloce, utilizzo, ho sbagliato, ho preso la Coco Day, ma questa è la crema idratante che metto al mattino. Devo tornare in bagno. Recuperata, eccola qui, la Coco Soft, che è appunto indicata per la notte. È una crema appunto idratante come la Coco Day, però questa specifica proprio per la sera. Ha il profumo di cocco, è buonissimo questo profumo. Faccio giusto un pump, perché comunque non ne serve tanta. Nella zona del contorno occhi invece, sempre di Hello Body, utilizzo la Coco Smooth. Ultimamente sto utilizzando tanto i loro prodotti, ormai sono un po' di mesi che li sto utilizzando e devo dire che mi trovo davvero molto molto bene. Io ormai utilizzo, cioè faccio la skin care sia la mattina che la sera, poi ci sono ovviamente delle giornate o delle serate dove mi concentro magari un pochettino di più, quindi faccio una maschera, magari faccio anche una maschera per i punti neri, oppure metto il patch contorno occhi, uno scrub, insomma faccio una cosa più completa. Invece ci sono altri giorni come stasera che faccio una cosa più veloce, però questi step non mancano mai. Poi completo con una novità sempre di Hello Body, sono usciti dei booster, forse in qualche vlogmas precedente li avete visti, batteria scarica, devo andare super veloce. Questo nello specifico è un booster alla vitamina C, è super concentrato, infatti all'interno c'è il 10% di vitamina C, bastano proprio due goccine. Questo volendo si può aggiungere anche alla crema idratante, fare diciamo un mix. Dicevo, questo nello specifico rivitalizza la pelle e contrasta anche le discromie del viso, come non so, rossore oppure macchie, macchie dell'età. Vi saluto perché ho la batteria che sta lampeggiando e direi di chiudere qui questo vlogmas. Se vi ho tenuto compagnia, io spero tanto di sì, fatemelo sapere con un pollice in su, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video, un mega bacio, io adesso mi fiondo sul divano a guardare un film di Natale, anche perché ve l'ho chiesto su Instagram, quindi adesso vado a vedere quali film mi avete consigliato. Mi metto il pigiama e poi totale relax. A domani, ciao.